come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicattivo, facebook.com/ilcomunicattivo, per esternare un po' di sane comunicattiverie assieme a me. Vi aspetto, eh? Soffermiamoci ora sul divertimento senza età. Secondo le statistiche, gli italiani amano divertirsi, ma i modi, i tempi e i luoghi del divertimento sono tanti e diversi a seconda dell'individuo. La stessa parola può assumere significati diversi, dipende da chi prova questa sensazione, che è fatta di leggerezza, evanescente e concreta allo stesso tempo. Divertimento, insomma, è condivisione di un momento di piacere, e forse è per questo che tanto successo hanno i parchi di divertimento, che normalmente vengono visitati da nuclei familiari che possono così condividere un momento di felicità. E allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti. Do la buona comunicazione allo psichiatra, psicoterapeuta e direttore del mensile Rizza Psicosomatica, Raffaele Morelli. Buona comunicazione, bentornato Raffaele. Buona comunicazione a tutti i comunicativi e bentornati a tutti voi. Che cos'è il divertimento? Il divertimento forse è il farmaco più potente che esiste per il cervello. Quando noi ci divertiamo per davvero, siamo senza pensieri, senza ragionamenti. Le aree cerebrali della felicità si mettono in moto, la chimica della felicità si mette in moto, la dopamina, la serotonina, le endorfine, cioè tutte sostanze che non soltanto ci danno la gioia di vivere, ma rigenerano la cellula nervosa. Oggi le ultime ricerche lo dicono, che quando noi ci divertiamo il cervello si rigenera molto meglio. Raffaele, sappiamo ancora divertirci? Ma se devo essere sincero, come psichiatra, come psicanalista, devo dirti di no. Noi, se vogliamo vedere il divertimento vero, autentico, dobbiamo vederlo nei bambini, negli adolescenti. Nei bambini di più. Lì si ride per davvero, senza pensare al futuro, senza pensare al dopo. Il nostro divertimento è tutto invece progettato sul dopo, sulla tristezza che viene dopo. Ci divertiamo in modo un po' troppo sguaiato, il che vuol dire che non ci divertiamo per davvero, perché il divertimento e il piacere del divertimento sono molto più silenziosi, molto più interiori di quello che si pensa. Invece noi siamo diventati una cultura molto legata all'apparenza, e quindi ci divertiamo ridendo in modo crasso, però questo vuol dire che siamo lontani dal vero divertimento. Quali sensazioni ed emozioni vivono i bambini e gli adulti quando si tuffano nell'immaginario come avviene in un parco di divertimento? Se noi guardiamo un bambino quando gioca, per esempio, anche da solo, no? Noi ci accorgiamo che può stare a giocare ore e ore e ore, tanto è vero che la mamma arriva e dice: dai, cosa fai? Vieni a mangiare. Passa anche la fame. Quindi il gioco è uno degli antidoti all'obesità infantile, che è uno dei più grandi pericoli di questo secolo. Nel parco di divertimenti lì succede qualcosa di veramente magico, perché la fantasia incomincia a farci sognare che entriamo in un altro tempo. In un parco di divertimenti siamo dei pirati, siamo coloro che entrano nelle grotte, siamo coloro che entrano nel tempio e si perdono, siamo nel labirinto. Insomma, ritroviamo i grandi codici che amava così tanto Fellini: varcare lo spazio e il tempo, di volare. Il parco divertimenti ci fa conoscere anche il piacere della paura. Che divertimento è se non c'è la paura? E la paura, oggi sappiamo, è uno dei grandi temi che ci fa sprofondare sul senso di eternità, sul senso dell'abisso, ci stacca dall'identità, dall'io, dalle certezze. La paura è sana, la paura non è una malattia. Grazie a Raffaele Morelli, psichiatra, psicoterapeuta e direttore del mensile Rizza Psicosomatica, e buona comunicazione. Anche a voi, a tutti voi, buona comunicazione. La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso dell'esperto di comunicazione del divertimento, Giovanni Scafoglio. Bentornato e buona comunicazione. Grazie, buona comunicazione a te e ai tuoi ascoltatori. Giovanni, per descrivere le tue qualifiche non basterebbe tutta la trasmissione, eh? Diciamo soltanto che sei giornalista, scrittore di romanzi di successo e musicista. Da tanti anni sei esperto di comunicazione del parco di divertimenti più grande d'Italia. Il pubblico è eterogeneo, dai bambini agli anziani. Chi si diverte di più e quali sono le attrazioni preferite? Ognuno si diverte a modo suo, nel senso che c'è la persona un po' più grande di età che vuole tornare bambino per un giorno, e c'è il bambino che vuole sentirsi più grande e divertirsi con dei giochi che nell'immaginario collettivo sono invece da grandi. Non c'è un limite, l'unico limite è la fantasia di chi viene in questi parchi per divertirsi. Infatti è da poco uscito in questi giorni un video che è stato girato da dei rockers famosissimi in Italia. Sto parlando di musicisti che sono abituati a salire sul palco di Vasco Rossi, di Zucchero, degli Stadio, non più giovanissimi, quindi hanno superato i 50 anni. Ianta. Bravo, proprio Ianta. E sono venuti da noi e sono tornati bambini. Vedere il bassista di Vasco Rossi, il famoso Gallo, che alla fine mi dice: mi sono divertito più qui che sul palco di Vasco, è qualcosa che ti dà una grande soddisfazione, ti fa capire che la fantasia è l'unico limite per chi vuole divertirsi in un parco divertimento. Quali sono le ultime novità nel campo delle attrazioni? L'ultima novità di grido è il water coaster di ultima generazione, una montagna russa, come si diceva una volta, molto alta, si sale su con un ascensore, però dopo vieni lanciato e non hai la classica frenata come si ha con le classiche montagne russe, ma freni
sull'acqua, in aquaplaning. Quindi questo gli dà una sensazione adrenalinica molto forte e poi ci diventa un classico percorso da montagna russa con uno splash finale molto divertente e bagnato. Noi siamo italiani, il livello di divertimento creato all'acqua è sempre molto alto, noi abbiamo bisogno dell'acqua. Questa è in assoluto la grande novità che c'è in giro per i parchi di divertimento. È la più alta del mondo, ce l'abbiamo qui in Italia, quindi è vanto italiano. Giovanni, l'industria italiana del divertimento è leader nel mondo, ci sono aziende che lavorano quasi totalmente per l'estero e per tutti i gruppi mondiali di parchi. Che cosa fa di noi i primi del settore? Quello che ci caratterizza proprio nel nostro DNA, la fantasia, assolutamente, quindi sì. La fantasia è fondamentale, la furbizia, l'innovazione, la voglia di migliorarsi e la storia, perché tra Reggio Emilia e il Triveneto ci sono ormai industrie che costruiscono attrazioni veramente da tantissimo tempo. L'attenzione anche per la sicurezza, penso ci sono i migliori saldatori specializzati in attrazioni, o come dicono giostrai ancora in giostre, anche se noi li chiamiamo attrazioni, i migliori al mondo sono italiani, e un'attenzione veramente maniacale per la sicurezza. Non per niente dove lavoro io, quindi la prefettura di Ravenna è considerata ed è studiata in tutta Europa come una delle più severe, una delle più attente all'evoluzione delle attrazioni dei giochi per parchi di divertimento. Grazie a Giovanni Scafoglio, esperto di comunicazione del divertimento, e buona comunicazione! Buona comunicazione a tutti! Chiudiamo con ritmo, concludo anche questa seduta con il mio pensiero.